Buonasera, benvenuti e benvenute alla seconda edizione del TG6. In apertura il consueto bollettino sull'andamento del Covid in Abruzzo. Quest'oggi sono 188 nuovi casi di contagi dal virus, 18 i morti, 343 i guariti. Vediamo il servizio. 188 nuovi casi di Covid oggi in Abruzzo e quanto emerge dall'analisi di 5.522 test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività complessivo del 3,4%. Il più giovane tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 88. La provincia più colpita nelle ultime 24 ore è quella dell'Aquila, dove si registrano 64 nuovi casi. Seguono il Chietino con 44 casi, il Teramano con 41 casi e il Pescarese con 39 casi. Uno dei contagiati invece proviene da fuori regione. Oggi il bilancio dei pazienti deceduti registra 18 nuovi casi e sale a 2.041, di cui 13 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. I guariti sono 343. Lieve calo del numero di pazienti ricoverati. Gli ospedalizzati in area medica sono 657, 13 in meno rispetto a ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 87, 2 in meno rispetto a ieri, ma con 2 nuovi ricoveri. Stando alla mappatura delle aziende sanitarie, oggi in Abruzzo i positivi sono 10.895, 173 in meno rispetto a ieri. È iniziata questa mattina a Teramo la vaccinazione per la seconda dose agli over 80. Il sindaco Gian Guido D'Alberto accoglie con soddisfazione il piano regionale vaccinale che è stato presentato ieri all'Aquila. Tania Bonici Castelli. È partita la vaccinazione per la seconda dose agli over 80 nel comune di Teramo. Nei locali della sala ipogea di Piazza Garibaldi gli anziani autosufficienti riceveranno il richiamo del vaccino anti-Covid fino a domenica 28 marzo. Ma è sul piano vaccinale regionale che fa il punto il sindaco Gian Guido D'Alberto come presidente dell'ANCI. Siamo nella fase decisiva, raccogliamo positivamente le comunicazioni di ieri, la conferenza stampa di ieri da parte della Regione Abruzzo con cui finalmente è stato presentato il piano vaccinale. Come sapete, come ANCI, come sindaci lo chiediamo da tempo, era necessario che anche la Regione Abruzzo si dotasse di un piano che consentisse anche di avere una tempistica ragionevolmente certa, che chiaramente dipende soprattutto dalla disponibilità dei vaccini, ma che ci consentisse di dare delle risposte ai tanti cittadini e soprattutto alle categorie fragili, deboli che finalmente da domani vedranno l'avvio della campagna di vaccinazione anche per loro, in loro favore, in un momento rispetto al quale appunto dobbiamo tutti stringere, alzare l'attenzione, la soglia di attenzione nei comportamenti, ma soprattutto spingere sulla campagna vaccinale. Insieme alla ASL concorderemo le modalità per gestire le cosiddette code che si andranno inevitabilmente a sovrapporre con le altre attività vaccinali che non possono aspettare più. Sulle categorie fragili sapete quanto abbiamo spinto come sindaci perché si potesse partire in loro favore, dobbiamo gestire le code, però insomma, devo dire che la situazione adesso è molto più lineare, c'è un'articolazione organizzativa che vede i comuni in prima linea. Questo pomeriggio avremo un incontro con la ASL che ci servirà proprio a definire l'organizzazione territoriale sulla base del piano di vaccinazione approvato, quindi guardiamo al futuro con presente, al futuro con una fiducia e una speranza diverse rispetto al passato e dobbiamo spingere su questa campagna vaccinale cercando di rispettare la tempistica che ieri la Regione Abruzzo ha posto alla comunità e affiancando i comportamenti di tutti nell'ottica della consapevolezza e della responsabilità. Andiamo a Pescara, l'amministrazione comunale ha allestito il palafiere di Via Tirino per il via alla seconda fase delle vaccinazioni. Ora si attende l'ok della ASL per il via alle somministrazioni. Paolo Renzetti. Aveva ospitato gli screening per i cittadini di Pescara, ospiterà da domani, se si inizierà proprio nella giornata di domani, la cittadinanza per le vaccinazioni anti-Covid. Parliamo del palafiere di Via Tirino, sindaco, che voi avete allestito a tempo di record. Sì, abbiamo verificato che il palafiere funziona perfettamente per queste attività. Abbiamo fatto circa
70.000 tamponi oramai ai cittadini di Pescara, ogni weekend facciamo dai 4.000 ai 5.000 tamponi in quella struttura, funziona benissimo e quindi abbiamo deciso di trasferire lì la vaccinazione di massa, quindi quell'area, quello spazio, il Palafiere diventerà il centro vaccinale della città di Pescara. Fino a oggi abbiamo fatto le vaccinazioni al Palabecci, ha funzionato, però non era delle misure tali da poter fare una vaccinazione diffusa, una vaccinazione di massa, quella che noi vogliamo effettuare da qui a qualche giorno, parliamo di 1500 vaccinazioni al giorno. Per fare questi numeri abbiamo dovuto organizzare il Palafiere come centro vaccinale, abbiamo 16 postazioni, 12 dedicate alla vaccinazione di massa e 4 per i medici di base. Il Palafiere sarà pronto domani, adesso aspettiamo che la ci dica, ci sono i vaccini per fare questi 1500 vaccini al giorno. Pescara è tornata a zona arancione perché abbiamo fatto delle scelte oculate in queste settimane. Noi abbiamo avuto la variante inglese che ha colpito Pescara come prima città d'Italia e quindi abbiamo deciso da subito di chiudere tutte le scuole. Poi il governo ha fatto il provvedimento per la chiusura delle scuole nelle zone rosse. Noi in questi giorni stiamo proseguendo, sia perché il presidente Marsilio, nonostante l'Abruzzo sia in zona arancione, ha deciso di tenere chiuse le scuole fino alla primaria, quindi fino alla prima elementare. Su Pescara e anche nelle zone limitrofe, quindi Montesilvano, Spoltore, Cepagatti, Chieti, San Giovanni Teatino, abbiamo comunque deciso di mantenere anche le scuole d'infanzia chiuse per questo periodo fino a Pasqua. Questo perché vogliamo cautelare il più possibile i cittadini di Pescara e vogliamo far sì che questi provvedimenti che abbiamo messo in atto e che stanno funzionando siano mantenuti fino a quando la curva non si sarà assestata in basso, così come ci dicono i medici della ASL. Parliamo ora di scuola perché sono tanti i dubbi del mondo dell'istruzione in questa terza fase dell'epidemia. Le questioni sul banco sono diverse, vaccinazioni, DAD, l'ipotesi anche delle lezioni in estate. Facciamo il punto nel servizio. Segretario, tra scuole chiuse, DAD, possibilità di riapertura dopo Pasqua, lezioni che si potrebbero tenere in estate con progetti di comunità e poi le vaccinazioni, c'è tanta carne al fuoco per la scuola in questo momento? Sì, tanta carne al fuoco e purtroppo ancora tanta confusione. Con le vaccinazioni sul personale scolastico siamo veramente a rilento e le percentuali non sono incoraggianti. E quindi siamo preoccupati della riapertura, dell'eventuale ipotesi di riapertura delle scuole dopo Pasqua. Per quello che riguarda invece l'ipotesi di prolungamento del calendario scolastico, questo è già stato escluso. Ovviamente la scuola, una volta terminata l'anno, prosegue con delle attività che sono ad esempio i corsi di recupero nella scuola secondaria, per quelli che in qualche modo hanno evidenziato delle carenze, delle difficoltà. Ci sono in ipotesi di progetti di comunità, quindi progetti di attività didattiche, educative, attivate dalle scuole in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni del territorio e così via, per proseguire con delle iniziative, soprattutto quando c'è richiesta da parte dell'utenza. Ma è proprio da escludere una ripartenza, una riapertura delle scuole dopo Pasqua in questo momento? Non è da escludere, è assolutamente pericolosa, noi non è che la escludiamo perché il personale, noi sia a livello sindacale ma interpretando tutto il volere del personale della scuola, la scuola si fa a scuola e in presenza, il problema è che non ci sono le condizioni di sicurezza. Oggi con la diffusione della variante inglese e così via, non vogliamo rischiare di cominciare a contare morti tra i ragazzi in età scolare. Quindi probabilmente l'anno scolastico si chiuderà senza il ritorno degli studenti a scuola. Ci deve essere il massimo impegno di tutti perché questo avvenga nel più breve tempo possibile. La scuola non si è mai fermata, quindi continua ad operare al massimo con gli strumenti che ha a disposizione, quindi intanto facendo didattica a distanza e speriamo prima possibile. Poi le condizioni non sono le stesse dappertutto e quindi bisogna anche analizzare questo sull'intero territorio regionale.
Cambiamo argomento, ora la cronaca. Il noto ginecologo e assessore al comune di Montorio nel Teramano, Francesco Ciarrocchi, è finito agli arresti domiciliari su ordinanza di custodia emessa dal GIP di Teramo. La misura è stata disposta nell'ambito di un'indagine per presunti abusi sessuali nei confronti di una donna. A notificargli la misura sono stati ieri sera gli agenti della squadra mobile di Teramo e nelle prossime ore Ciarrocchi dovrebbe comparire davanti alla GIP per l'interrogatorio di garanzia. Sulla vicenda, sulla quale vige il massimo riserbo, è intervenuto il sindaco di Montorio, Fabio Altitonante. Abbiamo appreso, si legge in una nota del sindaco, che ieri il dottor Ciarrocchi, assessore a Montorio, è stato raggiunto da una misura cautelare domiciliare. Preciso subito, ha detto il sindaco, che non è stato contestato nulla che abbia a che fare con il suo mandato da amministratore. È una questione personale legata alla sua vita privata, sono coinvolte delle famiglie, quindi la questione merita la delicatezza del caso. Intanto Ciarrocchi ha rimesso il suo mandato di assessore, il dottor Ciarrocchi ha deciso, ha detto il sindaco nella nota, come mi ha annunciato per le vie brevi del suo avvocato, di dimettersi da assessore per non dare adito a strumentalizzazioni, visto che la questione nulla c'entra con la sua carica da assessore, conclude Altitonante. Sono fiducioso nell'azione della magistratura e confido che sarà fatta chiarezza al più presto. Parliamo di lavoro, drammatica situazione dei 70 lavoratori dell'ATR di Colonnella, l'azienda vibrateana fallita circa un anno fa. I sindacati, CGIL, CISL e UIL di Teramo chiedono urgentemente un tavolo regionale per trovare una soluzione a sostegno dei dipendenti che percepiscono ormai da marzo 2020 una cassa integrazione al 60%. Sono allo stremo i 70 lavoratori dell'ATR di Colonnella, l'azienda vibratiana fallita miseramente dopo essere stata un'eccellenza in Italia nella lavorazione dei compositi e in particolare del carbonio. La produzione si è interrotta a marzo del 2020 per il distacco dell'energia elettrica a causa del mancato pagamento delle bollette da parte della proprietà. Attualmente i 70 dipendenti vivono di cassa integrazione al 60%, praticamente la fame. I sindacati CGIL e CISL e UIL di Teramo hanno chiesto più volte di poter incontrare i curatori fallimentari per discutere le istanze dei lavoratori, richieste fino ad oggi inascoltate. Attualmente com'è la situazione dell'ATR dei lavoratori e voi che cosa chiedete? Allora, l'ATR, ricordiamoci, è un'azienda vibratiana, insomma insiste su Colonnella, che ha vissuto due fallimenti, non uno, ben due fallimenti, l'ultimo a novembre del 2020, un'istanza di fallimento presentata tra l'altro dai lavoratori, un fallimento presentato perché i lavoratori non solo non percepivano 5 mensilità o 6 mensilità, ma anche perché diciamo l'azienda, il capannone, non aveva neanche più la corrente, perché il Dimurro, insomma il vecchio gestore della società, non pagava neanche le bollette. Questa è un po' la situazione. Noi chiediamo quello che abbiamo sempre chiesto, un futuro per questi lavoratori. Il carbonio, quello di cui si occupa l'ATR, è un materiale importantissimo che si trova dappertutto, dall'edilizia alla nautica, all'arredamento, insomma dappertutto. Tant'è vero che tutte le aziende intorno che si occupano di carbonio riescono a produrre e fare ricchezze e fare molto lavorare. Noi chiediamo che l'ATR ritorni ad avere quella possibilità iniziale che abbiamo sempre ritenuto avere, un know-how altissimo. I curatori fallimentari però non vogliono incontrare i lavoratori? Allora, noi abbiamo richiesto ai curatori fallimentari un incontro insieme alla Regione, perché vogliamo parlare di futuro. Futuro rispetto non solo al ricorso avverso il fallimento presentato dal Dimurro, ma di futuro, perché è necessario fare delle politiche industriali che possano attirare investitori su quell'area. Attualmente i curatori fallimentari sono anche datori di lavoro e vorremmo noi dire anche la nostra, quando dico nostra parlo chiaramente dei lavoratori, perché noi esistiamo se esistono i lavoratori, rispetto al ricorso presentato dal Dimurro, perché insomma temiamo che concedere un concordato, diciamo, al Dimurro possa ripetere esattamente la stessa gestione scellerata che abbiamo visto fino a poco tempo fa. Pescara, così come Chieti, è tornata in zona arancione, non è più in vigore l'ordinanza maggiormente restrittiva del presidente della regione Marsilio, di conseguenza riaprono i negozi, una boccata d'ossigeno questa per i commercianti che ora sperano anche di recuperare qualcosa con la Pasqua, il servizio.
Pescara dopo 40 giorni è tornata in zona arancione, hanno riaperto i negozi, i taucci, una soddisfazione per tanti esercenti dopo oltre un mese e mezzo di sofferenza. Eh sì, erano 5 settimane consecutive che le attività erano chiuse, poi a seguito di un blocco dei saldi, quindi è naturale che questa riapertura ci fa vedere un po' di luce rispetto al passato, sperando che sia solo un vago ricordo brutto quello di queste 5 settimane, riparte un'attività commerciale che ha risentito in maniera importante di questa condizione. Purtroppo aree come quella di Montesilvano, che è adiacente a Pescara, continuano a mantenere una zona rossa. Ci saremmo aspettati un calcolo medio su tutta l'area metropolitana per consentire tutti quanti di poter riaprire. Comunque intanto qualcosa sta partendo e ci aspettiamo nei prossimi giorni anche un maggiore movimento nelle attività, sempre, e lo diciamo sempre, nel rispetto delle norme Covid per tutti coloro che frequenteranno le attività, quindi un'attenzione al distanziamento, un'attenzione al camminamento, insomma stiamo attenti ma facciamo ripartire l'economia pescarese. Capitolo ristori, qual è invece la situazione? Assolutamente drammatica, il ristoro da parte del governo è veramente residuale rispetto al danno che hanno subito le imprese. C'è da dire che la Regione Abruzzo dovrebbe mettere mano al portafoglio per quanto riguarda le zone rosse decretate dalla Regione Abruzzo relativamente a quei comuni che hanno fatto 5 settimane di chiusura e non sono mai andati in zona arancione, per cui lì chiediamo anche un'attenzione particolare da parte della Regione, perché quelle imprese devono essere comunque dotate di un ristoro, perché ci sembra che i fitti e che i costi fissi per mantenere le attività siano comunque stati pagati da tutti gli imprenditori. E nel corso di questa lunga pandemia sono aumentati a dismisura gli acquisti online e l'amministrazione comunale di Chieti e i commercianti anche hanno lanciato l'iniziativa Compra Teatino per stimolare i cittadini a tornare ad acquistare nei negozi della città, ove aperti ovviamente. Ce ne parla Andrea Costantini. Da pochi giorni anche Chieti è uscita dalla zona rossa e quindi di conseguenza è arancione, ripartono delle attività commerciali e anche l'amministrazione comunale sta facendo qualcosa di importante per spronare e per incentivare gli acquisti. Certamente con Compra Teatino, questa iniziativa che abbiamo fatto corrispondere al ritorno in zona arancione, un ritorno in zona arancione che abbiamo fortemente voluto con i dati epidemiologici che consentivano questo passaggio, e abbiamo raccolto le istanze che ci sono provenute dal tavolo tecnico con le associazioni di categoria del commercio e daremo vita a maggio ad un'iniziativa che abbiamo anche peraltro annunciato relativa ai buoni sconto, che chiaramente però la vicinanza della cittadinanza, gli esercizi commerciali cittadini, il ritorno al commercio di vicinato doveva partire adesso con la zona arancione, quindi insieme al nostro sindaco abbiamo lanciato questa iniziativa, abbiamo realizzato un video all'interno di tutte le attività commerciali della città per far sì che queste potessero rivolgersi direttamente alla cittadinanza e per riavvicinare appunto i cittadini agli esercizi commerciali della città, perché un altro degli effetti nefasti di questa pandemia è stato quello di aver visto un proliferare degli acquisti online. Noi questo non ce lo possiamo permettere, non lo dobbiamo consentire, dobbiamo invece far sì che i cittadini tornino a popolare le strade della città e tornano ad acquistare a Chieti. E abbiamo una visione di città unica, il commercio di vicinato ha delle peculiarità a seconda delle zone cittadine, è importante che si riparta tutti insieme e stiamo facendo squadra con i commercianti, con le associazioni di categoria per far percepire la nostra vicinanza istituzionale, ma anche per mettere in campo delle iniziative concrete che possano semplificare la vita appunto agli esercenti della città. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, partiamo dal calcio di Serie B, ieri ripresa degli allenamenti per il Pescara senza i nazionali Bellanova, Macin e Memusciai. Lavoro a parte per Bocchetti, Tabanelli, Riccardi e Balzano, che cercheranno di recuperare per il match col Pisa del 2 aprile. Si attendono gli esiti degli esami strumentali per conoscere l'entità dell'infortunio occorso a Odgaard. E intanto nella trasmissione replay di ieri sera è intervenuto l'ex patron Angelo Renzetti, ora presidente del Lugano, il quale ha analizzato la delicata situazione di un Delfino che sembra ormai rassegnato alla retrocessione in Serie C. Vediamo.
non c'è qualità nella squadra, al di là dei sincronismi che mancano, e poi si è sbagliato molto in questo mercato di gennaio, che poi gli acquisti che non erano diciamo pertinenti a quello che la squadra aveva bisogno. Come mai poi a Lugano non hanno reso al meglio? Mi riferisco a Odegaard, qui a Pescara ha fatto qualcosa di più. Noi a Lugano l'abbiamo avuto per 6 partite, pensavamo di aver acquistato un goleador, invece è un ragazzo che ha delle belle possibilità, comunque non è un goleador, non è una prima punta specifica, quindi nel momento che ci siamo accorti, prima che finisse il mercato invernale, l'abbiamo lasciato andare dopo 6 partite. Questo è un po' il percorso di Odegaard a Lugano, mentre il percorso di Machin a Lugano anche lì è stato una stagione prima che andasse al Brescia, ma giocava poco perché è un ragazzo che ha delle qualità ma è un po' indolente, specialmente nel campionato svizzero dove si gioca molto fisicamente, è difficile un giocatore come lui che riesce a far breccia, ecco, quindi ha fatto fatica. Poi abbiamo avuto anche Masciangelo, però Masciangelo ha fatto mezza stagione, anche lui ha accusato un po' di deficit difensivamente, ma poi è un giocatore un po' monotematico, quando va su cerca sempre il cross col sinistro, non entra mai, non ha un minimo di dribbling o qualcosa, quindi sono tutti dei limiti che in questo momento qui, quando una squadra è in difficoltà, alla fine li avverte ancora di più. Come si può chiudere in maniera dignitosa questo campionato, Renzetti? Ma io credo che bisogna lottare fino alla fine, perché è un atto dovuto. È un atto dovuto verso gli appassionati e bisogna farlo con i giocatori più adatti che hanno più esperienza. Il calcio d'eccellenza, dopo l'annuncio della ripartenza, ieri è stato diramato il calendario del campionato di eccellenza. Tra le protagoniste annunciate il Chieti, che tornerà finalmente a giocare le sue partite all'Angelini e svolgerà le sue sedute di allenamento a Tollo, in attesa del completamento questo dei lavori al Sant'Anna. L'allenatore Alessandro Lucarelli non si nasconde, l'obiettivo è primeggiare e tornare in Serie D. Lucarelli, sta per partire un mini torneo, tanta intensità, margini di errore ristretti, Chieti vuole la Serie D. Sì, Chieti conferma l'obiettivo di inizio stagione, è chiaro che avremmo voluto una stagione completa con le 38 partite, 31 ancora da disputare, questo non è stato possibile, fortunatamente l'idea di fare solo il girone di andata e di mantenere una sola promozione, secondo me non giusta come scelta, è scomparsa, perché poi queste nuove regole ci hanno permesso di ripartire da zero per tutti, quindi partono tutti allo stesso livello, dalla stessa linea, e adesso appunto, come dicevi, chi sbaglierà di meno, chi sarà più attento, più concentrato, porterà a casa la Serie D. Mister, mi permetta, il Covid può incidere in questa lotta? Sì, quello è un po' un punto interrogativo, perché noi non abbiamo tanti margini anche per quanto riguarda la possibilità di concludere un campionato. Ci sono delle date da poter utilizzare, però l'imprevisto può arrivare in qualsiasi momento. Noi, più di aver fatto una squadra, una rosa molto larga, e di fare avere le dovute accortezze, quindi i protocolli da seguire con molta attenzione, ragazzi che devono rispettare anche dei comportamenti adeguati in questo periodo, più di questo non possiamo fare, quindi andiamo avanti un passo alla volta, vediamo dove arriviamo. Se dovesse capitare, dobbiamo mettere in conto che ci potrà essere questo tipo di problema. Oh, ecco, quali sono state le linee di questo mercato che state completando? La società ha sempre detto che erano difficile la ripartenza, ma Chieti non si sarebbe mai potuta tirare indietro in un'eventuale ripartenza, quindi abbiamo fatto una scelta ben precisa di arricchire tutti i reparti, dando qualità, dando spessore con alcuni calciatori che sono arrivati e comunque anche un po' di giovani che sono veramente importanti per la categoria. Per Lucarelli una sfida speciale contro la sua Avezzano e anche contro l'Aquila, perché è una sorta di derby personale. Come vivrà questo mini torneo Lucarelli? Ah, molto bene, perché veramente la positività di questi giorni, di aver ricominciato, di restare in campo con i ragazzi, vedere l'entusiasmo è semplicemente positivo, un segnale un po' per tutti sinceramente, quindi è un esperimento che si fa per una ripartenza anche per il prossimo anno, per i prossimi mesi, quindi io sono solo contento e a me queste sfide piacciono tanto e mi piace, vivo per queste sfide così diciamo campanilistiche, però
dobbiamo affrontare con la giusta determinazione e importanza, perché comunque c'è una città adesso che spinge, che ci crede, una società che ha fatto degli sforzi importanti, l'ha fatti, li sta continuando a fare, e quindi noi dobbiamo essere all'altezza. Calcio a 5, weekend negativo nella Serie A del Futsal, pari amaro per l'Acqua e Sapone Unigros a Padova, mentre la Color Max Pescara cade in casa. E in A2, KO casalingo per la Tombesi, Ortona, il servizio di Sergio Zappalorto. Pareggia in un festival di reti l'Acqua e Sapone Unigrosso, difficile perché di Padova, un 7-7 con Calderolli protagonista, tripletta e doppio giallo, un punto che fa scivolare i nerazzurri a -3 dalla capolista Pesaro, ma dopo la pausa il match che vale la prima piazza si giocherà al Palarigopiano. Come i cugini, nemmeno la Color Max Pescara, la diabendata dalla sua parte, perde 1-2 col Forte d'Osson, ma un pari sarebbe stato ben più giusto. A Mantova nella prossima, peraltro, in uno scontro disperato per la classifica, ci si andrà senza un paio di pedine base. In A2 cade in casa una Tombesi a corrente alternata, ma comunque ancora nell'area playoff in attesa di riavere Assad in campo. In B vince la Dem, che con i tanti recuperi potrebbe benissimo inserirsi nella zona che conta. Donne fermo in A il Montesilvano, posticipata al 28 la trasferta di Statte. In A2 il derby ad Avezzano va al Florida Pescara sull'Orione, mentre la capolista Francavilla fa un mezzo passo falso interno e ora è a +2 dalle Riminesi della Romagna. Il volley in A2, la Sicortona scivola in casa con il Castellana e chiude la stagione regolare al 5º posto. Ora se la vedrà ai playoff con il Forte Siena. In A3 manca ancora una giornata alla fine del campionato, ma la vittoria con AC Castello blinda il 4º posto per l'Abba Pineto, che già conosce l'avversario per i playoff, l'Aversa. Il servizio. Sieco KO in una gara contro il Castellana abbordabilissima. Assenti come di consueto a parte, gli ortonesi perdono al tie-break dilapidando un'occasione d'oro per piazzarsi al 3º posto, preziosissimo per la griglia playoff. Invece devono accontentarsi addirittura del 5º, che obbligherà peraltro i ragazzi di Lancia a vedersela con la corazzata a Siena il prossimo 11 aprile, stessa data che in A3 vedrà l'Abba Pineto ospitare nei playoff l'Aversa. Non prima di chiudere, dopo il successo di AC Castello, la prima fase contro la capolista Grottazzolina, punti in palio che servono solo i marchigiani per il piazzamento, ma il sestetto di Rosichini è chiamato una prestazione d'orgoglio. In B perde l'Alba a Macerata secondo pronostico, fermo il Paglieta. In B1 femminile il derby nelle immagini va un altino straripante, fa eccezione il secondo set e rafforzato dalla Lestini, ex Teramo ed ex di turno, contro una Teatina poco esperta e apprezzabile solo nella citata seconda frazione. In B2 l'altro derby spettacolare e appannaggio 3-2 di una determinata Gada Pescara 3 a spese di un'impianti futura con alti e bassi. Stenta ma vince a fermo sul filo di lana una Rabbona deconcentrata e non brillante come al solito. Le manopellesi nelle immagini sempre seconde perdono lievemente contatto dalla vetta, ora a -2. Termina qui la seconda edizione del TG6. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Proteramo, condotto da Jacopo Vorcella. E noi invece ci rivedremo alle 23 con l'edizione della notte del nostro telegiornale. Grazie e una buona serata.